Finalmente si rivede il memorial dedicato a Corrado Roma, ci tenevamo tutti, sindaco Ottavio De Martinis, è una soddisfazione enorme, lo voglio sentire da te e poi dalla moglie di Corrado, Roberta, che è qui con me, detta Robby. Allora Ottavio, finalmente ce l'abbiamo fatto, sindaco, l'avevi promesso, dopo il Covid abbiamo ripreso questo contatto che è fondamentale perché Corrado non sarebbe mai scordato nessuno. Assolutamente sì, Corrado ha dato tanto alla città, è amato da tutti e tutti lo ricordano sempre con grande affetto ed è, siamo molto felici di aver potuto riprendere un percorso interrotto a causa del Covid, quando dopo il 2019, insomma, durante il quale abbiamo iniziato questo memorial con gli amici di Corrado, abbiamo dovuto per forza di cose interrompere. Oggi siamo in massa qui al Palaroma di Montesilvano, il ricordo di Corrado per una giornata all'insegna dello sport e dell'amicizia, due elementi che hanno contraddistinto la vita di Corrado. È un quadrangolare con tre squadre, con tre squadre composte dagli amici di Corrado e una formazione, insomma, che è rappresentativa del comune con il sottoscritto, assessori, consiglieri. E ce la fate ancora? E ce la mettiamo tutta, diciamo che ci proviamo, ma come dicevo prima lo spirito è quello di soprattutto volto a ricordare Corrado. Roberta, allora ti ho citata ma c'è anche un pezzo aggiunto, Andrea, uno dei tre figli, giusto? Certo. Allora Roberta, è sempre bello ricordare Corrado perché non è mai scomparso dal monitor, come si dice. Esatto, quindi vedo negli amici tanto entusiasmo nel fare questa cosa, tanta gioia, quindi non è una cosa forzata ma una cosa che viene direttamente dal cuore e si fa in maniera gioiosa perché penso che avrebbe voluto così anche Corrado, quindi festeggiando la sua vita piuttosto che quello che è successo dopo. Per cui ci piace festeggiarlo così, ricordarlo così proprio attraverso il calcetto che lui amava tanto e quindi siamo felicissimi di tutta questa affluenza, del fatto che questa tradizione grazie al sindaco sia andata avanti e stia andando avanti. E continuerà, giusto? Continuerà, assolutamente sì. Andrea, solo una battuta velocissima, fra due anni ricorreranno 20 anni. Tu non puoi ricordare tante cose di tuo padre che ha lasciato comunque una traccia indelebile. In famiglia vi rendete conto di quello che ha fatto papà Corrado? Sì, assolutamente. Io ero piccolo ma andavo con lui a seguire gli allenamenti, a seguire le partite. Rientrare qui è un brivido perché mi ricorda quando lui giocava qui con le varie squadre che ha allenato. Sì, ha fatto tanto per il calcio a 5, è stato veramente... diciamo il fondamento, chi l'ha creato, chi l'ha portato a certi livelli, quindi siamo contenti di quello che ha lasciato sia negli amici sia nelle persone che lo conoscono solo attraverso il calcio a 5, quindi un'emozione grande ritornare qui.